Salve e benvenuti a Space. Dando uno sguardo a questo schermo potete vedere un puntino verde, indica la presenza di una meteorite. Se una di esse colpisse il nostro pianeta ci troveremmo in grave pericolo. Allora cosa si può fare? Lo vedremo nel corso della puntata, ma prima ripercorriamo le ultime notizie sull'universo. Questa è la prima foto calibrata di Gaia durante la missione per la mappatura della Via Lattea. Il satellite dell'ESA è collocato a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Ingegneri tedeschi testano un nuovo motore ibrido per razzi. Potrebbe essere un'alternativa più economica e più sicura per l'atterraggio sulla Luna o su Marte. Ecco la prima mappa geologica in assoluto di Ganimede, la luna di Giove. Quindi, qual è la minaccia reale dell'impatto di una meteorite sulla Terra e della collisione di satelliti nello spazio? Vediamo. Ecco il momento incredibile dell'esplosione di una meteorite sulla città di Chelyabinsk, in Russia, un anno fa. 15 persone rimasero ferite, circa 7.000 edifici gravemente danneggiati. È stato un evento molto dannoso, fortunatamente nessuno è rimasto ucciso, ma mostra semplicemente la forza di questi oggetti. Ha sorpreso il fatto che nessuno l'abbia vista arrivare, probabilmente perché non era di grandi dimensioni, circa 20 metri di diametro, e perché proveniva dal cielo illuminato dal sole. Ma minacce più grandi si aggirano nello spazio. A febbraio un asteroide di 270 metri di diametro è passato molto vicino alla Terra, avrebbe potuto causare danni enormi. Si tratta di un oggetto dal diametro di qualche centinaio di metri. Non è molto grande, visto che parliamo di qualcosa che rientrerebbe in un campo di calcio. Però, nel peggiore dei casi, distruggerebbe completamente un'area urbana. È a questo tipo di cose che facciamo attenzione e cerchiamo di trovare i modi per contrastarle. Gli scienziati sono già al lavoro per sventare la minaccia delle meteoriti. Ai primi di febbraio, per la prima volta, i rappresentanti dell'ESA e delle agenzie spaziali di tutto il mondo si sono riuniti in una task force per fronteggiare eventuali esplosioni. L'anno scorso ci trovavamo ancora in una situazione nella quale, se un asteroide avesse colpito il nostro pianeta, non avremmo avuto a disposizione le modalità per reagire. Il primo passo in questo senso è stato istituire questo gruppo. Il gruppo è sostenuto dalle Nazioni Unite. Mentre gli astronomi lavorano per individuare nuove meteoriti vicine alla Terra, questo gruppo stabilisce quali di esse possano essere pericolose. Finiremo per stabilire una soglia di dimensioni, di energia e quant'altro da utilizzare quando vogliamo lanciare una missione spaziale. Se volete dei numeri, direi che comincerebbe da 50 o 100 metri di diametro, ma come ho detto, non è stato ancora definito ed è esattamente uno dei compiti di questo gruppo, escogitare numeri precisi. Si stima che vicino alla Terra esistano 20.000 asteroidi dal diametro che varia da un centinaio di metri a diversi chilometri. Esperti come Alan Harris studiano come impedire che una meteorite entri in collisione con il nostro pianeta. Una delle idee principali che stiamo considerando è colpire l'asteroide con un veicolo spaziale. Assomiglia un po' a un biliardo cosmico. Vogliamo cambiare l'orbita di un asteroide e ciò che facciamo fondamentalmente è dargli slancio attraverso un veicolo spaziale. Più o meno così. Naturalmente il veicolo spaziale è solo un piccolissimo oggetto paragonato a un asteroide. Ha una massa molto piccola, mentre quella dell'asteroide è molto grande. Quindi dobbiamo colpirlo molto forte, dobbiamo fornire una velocità molto elevata al veicolo spaziale per fare in modo che l'asteroide cambi la propria traiettoria ed eviti la Terra. Sì, abbiamo evitato la Terra, abbiamo salvato milioni di vite. Naturalmente le meteoriti, che per la maggior parte sono frammenti di asteroidi, non sono l'unica minaccia. Ne esiste un'altra nota come detriti spaziali, non rischiano di fare morti e feriti sulla Terra, ma possono provocare collisioni. Heiner Klinkrad è uno dei massimi esperti europei in materia.
Si tratta fondamentalmente di rifiuti dell'attività spaziale. Dei 16.000-17.000 oggetti che possiamo individuare grazie alle nostre stazioni terrestri, solo un migliaio sono veicoli funzionanti, il resto sono rimasugli di vecchie missioni nello spazio. Oltre la metà di questi oggetti sono in effetti dei frammenti di collisioni avvenute di recente in orbita e anche frammenti di esplosioni. Gli ingegneri sono concentrati su tecnologie simili a quelle utilizzate per deviare la traiettoria delle meteoriti. La nostra intenzione principale per correggere la situazione è rimuovere massa dall'orbita. Lo si può fare ad esempio installando motori sull'oggetto per farlo rientrare immediatamente. L'altro metodo più sottile è aumentare artificialmente la forza di resistenza di tale oggetto in modo che l'orbita si abbassi lentamente nel tempo, quasi in maniera incontrollata. Tali tecnologie dunque possono aiutarci a disfarci dei rifiuti spaziali e ad allontanare le meteoriti. Entrambe le questioni vengono affrontate in modo approfondito. Paragonando il rischio dei rifiuti a quello degli asteroidi, si può dire che il primo è più immediato, il secondo più elevato. Dobbiamo essere preparati a questo. È necessario sapere che forse la prossima volta che succede, esplodere non sarà un oggetto di 20 metri, ma un corpo in ferro di 50 o 100 metri di diametro, e dobbiamo saper assolutamente evitare che ci colpisca. Per fortuna vengono fatti i primi passi per impedire che uno scenario disastroso si realizzi. Per tutto l'anno seguiremo il team di Rosetta nel corso della sua missione pionieristica. Vediamo cosa sta accadendo. Un mese fa Rosetta è stata svegliata dall'ibernazione, mentre mancano 267 giorni prima che atterri su una cometa e ancora vicina a chi la controlla. C'est une petite Rosetta. C'est un peu un porte-bonheur. Questa è una piccola Rosetta, è un portafortuna, tutta la squadra ne ha uno in una maniera o nell'altra. È simpatico. Quando contattiamo i satelliti, in quel momento occorre essere presenti, occorre essere pronti. È vero che non è sempre facile da conciliare con la famiglia, con la vita privata. Oggi mi sento piuttosto ottimista. Mi sono detta, tutto funzionerà bene, abbiamo fatto tutti i test necessari. Non ci saranno sorprese, sarà fantastico. Rosetta, immagino che tutto vada bene lassù, che non faccia troppo freddo e tu non abbia voglia di tornare sotto le coperte, perché stavolta occorre andare. È tutto per ora. State attenti agli asteroidi. Alla prossima puntata.